I padroni di casa per continuare a sognare la qualificazione ad un punto da Lazio, gli ospiti per onorare il proprio girone. Un buon pomeriggio e bentrovati da parte di Simone Fiorelli e Live Sport Academy. Comincia l'ottava giornata della Serie A1, girone B, si affrontano HC Roma e HC Pistoia. Arriva adesso l'ok, si apre il primo quarto di HC Roma Pistoia. Con il primo flick in avanti siamo già in area di tiro dell'HC Roma. Ci provano gli ospiti qui con la conclusione e poi resta, disimpegna l'area. Pronto Samiulla, dai 55. E indietro lo scarico con Zaid che qui non può concludere. Zanetti ci prova. Il gioco era già fermo. Qui forse è rimasta la pallina sotto al bastone di Zanetti, che non è riuscito a servire per Zaidulla. HC Roma che è ancora dentro l'area di tiro avversaria, qui con Samiulla a tentare il rovescio. Batte Pistoia. Dentro i propri 22, prova a ragionare qui, occhio perché Pretti la riconquista, poi cerca il dialogo breve con Samiulla, altra uscita positiva della Pistoia, non c'è fallo, si prosegue qui con Samiulla che riesce a smaterializzarsi, poi ancora Samiulla, occhio perché siamo al limite dell'area di tiro, c'è la chance con la conclusione che parte, salva la difesa, può ricominciare allora il Pistoia, avanti con Pozio che perde il bastone, contatto con Notturni, chiesto anche un cartellino, non c'è provvedimento disciplinare. Possono ricominciare gli ospiti qui con questo bel flick dentro l'area di tiro, pallina che passa, non c'è stata però deviazione. Zaidulla. Samiulla, primo controllo perfetto, se ne può andare il numero 31. Ancora Samiulla forte verso la porta, poi Mastro Giacomo sempre lì in zona, vediamo cosa accade, alla fine gioco che viene interrotto. Verticale da Samiulla, altro controllo buono, può girare fronte porta. Il numero 31 che trova poi Settini e Notturni a dare assistenza sulla destra, Notturni. Settimi si completa il dai e vai, occhio perché siamo dentro i 22, qui colpito in pieno Settimi, pallina che però era alta, possesso ancora per l'HC Roma che ci prova con Notturni, altra risposta di Guastini, ora Pistoia, fa girare la pallina, Vagliani, primo controllo dove giunge Samiulla, prova a girarsi Samiulla. Chiuso sulla laterale, può battere il 31 avanti sempre per Wanid che aggancia dentro i 22, allora la chance ce l'ha l'HC Roma con Wanid. Occhio perché adesso Settimi può concludere, arriva la rete del vantaggio Settimi per l'1-0 HC Roma. Prende solo l'ok, arriva adesso con Natalie a battere. Occhio qui perché conclude Bozio che trova la parità, è 1-1 tra HC Roma e HC Pistoia. Se ne prova ad andare ancora, gran giocata di Samiulla che è in area di tiro, occhio qui al servizio con Wanid che la tocca ma non trova la porta. Mandare qualcuno, non può raccogliere però né Samiulla né tantomeno Mastro Giacomo, dunque si riprenderà con la Pistoia in possesso, probabilmente dovrebbe arrivare il fischio di chiusura del primo quarto, vediamo. C'è tempo per un ultimo flick, sempre con Bozio a galleggiare sulla destra, non riesce qui a sfondare e arrivano dunque i due fischi da parte del direttore di gara che manda le squadre al riposo. HC Roma, HC Pistoia dopo i primi 15, è 1-1. Parte il secondo quarto, possesso Pistoia. Manca un po' di precisione. C'è stata fin qui la chance di concludere per il difensore dei padroni di casa. Nel frattempo ha segnato un altro fallo dentro i 22. Proprio Zaidulla adesso a ricevere, a cercare poi la verticale. Attenzione adesso a Wanid perché ci può provare. Conclusione. Poi ancora Guastini, ma non è finita. Altra chance, pallina che giunge adesso a Settimi. Samiulla.
Intanto dai 55. Sistema il Pistoia. Arriva l'ok, sempre Zanetti pronto a ricevere. Adesso il controllo è buono, può concludere Zaidullah, difesa. Pretti. Lasciala Gianni, prendi questo lato, se entra. Vai Fra, vai Fra, Zaidullah. vai Fra. Fermo lì, Dario. Zanetti. Vai, 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 Pretti. vai, 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 vai. Prova ancora a mandare Samiulla che non aggancia. E arrivano anche i due fischi del direttore di gara e dunque si chiude il secondo quarto, si va al timeout lungo, 1-1 fin qui il parziale. Si parte, comincia il terzo quarto, batte la Cacci Roma. Attenzione poi occhio allo scarico per Wanid, c'è stata la deviazione. Difesa, Cristian, palla dritta, difesa, occhio. Riparte da lungo. Favore della Cacci Roma, pronto Pretti sul punto di battuta. In realtà è stato lì anche Resta. Vediamo chi batte. Alla fine è Pretti con Zaidullah. Ricevere la pallina, a scambiare a sinistra dove trova Samiulla. A mettere al centro, occhio qui alla chance con Settimi che non riesce a correggere in porta. Andiamo per il cambio a Sannipoli, vediamo tra quanto avverrà. Intanto abbiamo l'iniziativa perché siamo dentro i 22 con la battuta da parte del Pistoia. Poi ancora Notturni, se ne va il fallo. Era però ovviamente per il Pistoia. Vittoria. Bozio, occhio qui all'iniziativa con la pallina che passa. Canse deve intervenire. Samiulla, servizio per Zanetti, Zaidullah incrocia, ma non trova la porta. La prova a prolungare il 19. Girtler. Notturni. Zaidullah. Uno sguardo all'orizzonte, attende un attimo, poi a sinistra si passa da Maika. Maika può salire. Occhio qui al servizio in area di tiro, Mastro Giacomo la ripropone, Settimi, Samiulla, conclusione e risposta di Guastini. Samiulla che è riuscito a controllare sul lato lungo, poi conclusione da distanza ravvicinata dove si è gettato a terra Guastini. Allora si resta sull'1-1 quando sta per scadere anche il terzo quarto. Maika, Zaidullah. Samiulla la fa passare, gran giocata per Juanid dentro l'area di tiro. Juanid fuori. Zanetti gioca come su uomo adesso la formazione ospite, deve far girare la pallina alla Cacci Roma. Qui il servizio è per Samiulla con l'ultimo tocco da parte di un difensore, dunque lungo. Assegnato ai padroni di casa, Notturni, apre lato, Resta, occhio perché è in area di tiro, Resta! E arriva la rete del vantaggio, 2-1 a Cacci Roma, la firma è del 33, Resta. Altra chance per gli ospiti che provano qui a percuotere da sinistra, quasi in scivolata, Van Nuffel. Ale, puoi chiedere quanto c'è ancora? Quanto ho ancora? E dunque, squadre che si avvicinano alle panchine, termina qui il terzo quarto, mancano solo 15 minuti per decidere la sfida tra HC Roma e HC Pistoia. Comincia qui l'ultimo quarto di HC Roma e HC Pistoia. Sempre Samiulla dalla linea di 55. Arriva ora l'ok. Battuta alla ricerca di Zanetti, poi Zaidullah! Conclusione bassa. E trova la via della rete il 29, 3-1 a Cacci Roma, ha segnato Zaidullah. Che lancia nei bastoni del 33 del capitano delle maglie arancio. La fallo per gli ospiti. Girtler. Prova a servire esternamente, arriva prima Settimi, Mastro Giacomo, Pretti. Samiulla a lavorare da centrale, poi Juanid, occhio perché c'è la chance per Settini che si inserisce ma non trova la conclusione. Si prendono un gioco gli ospiti. Pannuffel, Bozio scende per ricevere,
apre poi sulla destra con Natali che può partire, ancora energie residue per il capitano che se ne va. La prima linea di pressione riesce a trovare un compagno, siamo adesso in area di tiro, occhio qui all'opportunità con la conclusione, Canzier da terra, ancora Canzier, occhio perché poi c'è il corto. Girtler a sinistra, la soluzione con Giordano, Murato qui da Settimi che la riconquista, gran partita oggi da parte del capitano Samiulla. Prova a servire Juaned che aggancia, poi conclude Juaned con un super gol per il 4-1 dell'HC Roma. I bastoni, poi si prosegue a giocare, si può proseguire a giocare con Bagliani. Avere il possesso ma non poter proseguire. Notturni. Apertura per Samiulla che controlla ancora una volta. Samiulla si può presentare in area di tiro, ci prova Samiulla, risponde Michele Ozzi, poi non è finita, adesso sì. Mastro Giacomo, uno sguardo all'orizzonte, prova ad andare qui, i piedi di Natale. Allora batte Mastro Giacomo, sempre a sinistra con Juaned, Samiulla da dentro l'area di tiro, vediamo cosa inventa, prova ad andarsene, Samiulla, Samiulla ancora, conclusione centrale, Michele Ozzi prova a controllare, no, fallo, è per l'HC Roma, resta Maika, Juaned. Ancora un po' di fiato, prova ad entrare dentro i 22 Juaned, servizio poi per Samiulla che addosso la pressione di Michele Ozzi, prova comunque a girarsi Samiulla, non è finita ancora Samiulla e arriva il 5-1 dell'HC Roma, Samiulla. Sempre dalla laterale, dovrebbe esserci stata una deviazione, vediamo se è lungo, sì, lungo, con Bozio già pronto a battere. Bozio, Van Nuffel prova ad aprire a sinistra, dove però non ci sono maglie pronte a ricevere e arrivano anche i tre fischi del direttore di gara che dice che basta così, HC Roma, HC Pistoia, dopo un'ora è 5-1 per i padroni di casa. E allora al termine di Roma-Pistoia siamo con Sannipoli, Sannipoli vincete 5-1, buona prestazione. Sì, devo dire ottima partita, sicuramente possiamo fare molto meglio sui corti, che oggi diciamo, sono andate bene ma fare meglio e soprattutto possiamo essere più conclusivi in aria con palle più indirizzate verso la porta. Mi collego alle tue parole, primi corti non sfruttati, poi nella seconda parte di gara, sempre con Zaidullah è arrivata proprio alla rete da corto, ti chiedo insomma se... questa è una delle soluzioni che preferite adottare, poi che avete comunque un interprete forte come Zaid per sì, realizzare. Sì, diciamo Zaid è il nostro portista, poi ci atteniamo anche io ogni tanto tiro e comunque siamo molti a tirare i corti nella nostra squadra, quindi cerchiamo comunque di alternarci e prepararci tutti al meglio, in caso Zaid non possa tirare. Servivano i tre punti che sono arrivati, adesso testo ovviamente alla prossima gara, quali sono le sensazioni? Diciamo, la prossima partita penso sia la più importante perché è l'ultima trasferta che abbiamo su un campo difficile, l'ultima partita che abbiamo fatto contro di loro qui è stata molto impegnativa e siamo riusciti comunque a portare a casa, speriamo anche nella prossima di riuscire a dare il nostro meglio. Perfetto Sannipoli, ti ringraziamo, alla prossima. Alla prossima.